muoversi e quindi bisogna sempre stare al passo. Posso fare due esempi secondo me rilevanti. Primo, non ci mancava niente, però c'è stato l'impatto della pandemia. La pandemia è stata sconvolgente per tutte le imprese ed è stata di grande impatto anche per le nostre imprese. Noi abbiamo gestito la pandemia senza ridurre di un filo i nostri standard di raccolta presso i nostri clienti, quindi la raccolta dell'ovio, senza bloccare il ciclo dell'economia circolare, quindi non arrestando il processo di rigenerazione, nonostante il mercato a valle fosse completamente sparito, cioè le basi rigenerate non si vendevano più durante il picco. E questo l'abbiamo fatto grazie al ruolo equilibratore del CONO, cioè abbiamo visto in questa occasione come il ruolo di bilanciatore del CONO abbia funzionato bene. Io dico sempre che è un po' come in una barca a vela, quando c'è uno dei marinai che si sporge con un telaio all'esterno per bilanciare il peso della barca in funzione del momento della tempesta. Ecco, noi siamo stati un po' questo marinaio e quindi abbiamo ben bilanciato durante la tempesta della pandemia il nostro sistema di aziende. L'altro aspetto che secondo me è rilevante, anche questo non è che ci manchi, però ovviamente il mondo cammina e gli oli tradizionali, quelli dei motori, delle automobili, sono sempre di meno come quantità, mentre sono sempre di più gli oli utilizzati nell'industria. Questo cosa significa? Che sono oli che hanno maggiore contenuto di inquinanti, possono contenere dei metalli, possono contenere del silicio, tante cose che possono danneggiare il processo di rigenerazione a valle. Quindi noi dobbiamo attivarci per fare una raccolta sempre più selettiva e differenziata, per distinguere, per non mischiare.